Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Senti, vorrei partire con la lettura del mercato in entrata, poi spazzeremo un po' su tutto ovviamente. La sensazione è che avete fatto un mercato molto intelligente e che non sia prettamente però finalizzato all'immediato futuro, ma al dopo anche, no? Anche perché insomma la squadra sta andando bene, non c'è la sensazione che degli interventi particolari fossero di necessità, e in particolar modo Vignato e Piccoli sono due ragazzi che potrebbero essere molto importanti anche per il prossimo anno. Piccoli sicuramente ci sarà, su Vignato voglio raccontare, tu c'è un diritto di scatto, valuterete poi se esercitarlo o meno. Ecco, volevo capire se questa sensazione è un po' anche la vostra o se invece avete ragionato unicamente per questi sei mesi finali di campionato, e ti chiedo anche su Piccoli quanta soddisfazione c'è stato nell'arrivare finalmente a prenderlo, perché un anno e mezzo fa c'eravate, era quasi nostro e poi insomma fu bloccato il trasferimento. Vabbè, intanto buongiorno a tutti, ti ringrazio per aver sottolineato che è stato un mercato intelligente. In realtà vi dico la verità, nel senso, noi stiamo ragionando su quella che è questa stagione, siamo concentrati sulla stagione attuale, c'è ancora tanta strada da fare, quindi abbiamo cercato di mettere dentro dei giocatori funzionali per quello che è il calcio del nostro allenatore, quindi abbiamo ragionato prettamente su questa stagione. Per quanto riguarda Piccoli c'è molta soddisfazione, perché come tu ben sai, come voi sapete, era un calciatore che noi avevamo cercato 2 anni fa e poi non siamo riusciti a prendere. La soddisfazione doppia, perché il ragazzo l'abbiamo trovato molto motivato e non appena ha saputo che c'era la possibilità di venire ad Empoli, lui era molto contento e ha spinto tanto di venire. È stato un mercato in cui ci sono state anche due cessioni più importanti. La prima è quella di Bairami, ti chiedo se dopo l'estate qualcosa si era rotto tra il giocatore, non dico tanto tra il giocatore e voi, però comunque era stato vicino alla cessione anche l'estate, c'erano state delle voci, siete stati insomma i primi a dire in qualche modo che avevano dato questa cosa, aveva un po' patita. Ti chiedo se poi durante la stagione cosa è successo e perché appunto c'è stata questa cessione. E poi l'altra è stata quella di Canestrelli, che è un giocatore insomma a differenza di altri magari nel passato poi avete mandato e poi riaccolti dopo avervi fatto fare esperienza, lui invece è stato ceduto. Qual è stata la motivazione? Ma devo dire che noi non avevamo particolari esigenze durante questo mercato, infatti come avrete visto è stato abbastanza tranquillo fino alle ultime 48 ore. La cessione di Bairami nasce da un'opportunità che esce nelle ultime appunto 48 ore e abbiamo deciso di accontentare il giocatore, perché dopo l'annata dello scorso campionato sicuramente le sue aspettative erano diverse. Non c'è stata quest'estate poi la possibilità di, per lui ma anche per la società, di venderlo e di andare da un'altra parte, quindi abbiamo ritenuto opportuno che questo fosse la giusta chiusura per un ragazzo che ha dato tanto e che chiaramente gli facciamo un grosso in bocca al lupo. Mentre per quanto riguarda la questione di Canestrelli, noi abbiamo ragionato in virtù del fatto che oggi in rosa abbiamo 4 giocatori più un ragazzo del 2004, parlo di difensori centrali che sono di proprietà, poi abbiamo l'opportunità anche di prendere un giocatore come Valukevic, perché ha un diritto di riscatto a cifre accessibili e quindi lo stiamo valutando. È davanti un'opportunità comunque di prendere dei soldi, ed oggi quando ci sono queste situazioni società come l'Empoli ma non solo sono costrette anche a fare delle riflessioni, abbiamo ritenuto opportuno cedere il calciatore. Ciao Pietro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Un'analisi che facevo ieri insomma dopo il gong delle 20 è il fatto che l'Empoli ha preso 3 calciatori di prospettiva per questa stagione, la possibilità di valutarli anche per la stagione prossima,
ma tre giocatori italiani e con una certa già esperienza in campionati importanti. E poi l'altra cosa che ti chiedo riguarda in particolare Vignato. Sì. Quando avete pensato di prendere Vignato, se è una, un riflesso di Bairami oppure se già comunque su questo ragazzo avete fatto un pensiero? Vignato di sicuro non è un nome sconosciuto, è un under 21, è un ragazzo di prospettiva che ha già fatto, che ha mostrato già il suo valore, pur essendo giovane ha già vanta 100 partite nella massima categoria, quindi è un giocatore di sicura prospettiva. Abbiamo pensato a lui nel momento in cui ci siamo resi conto che avremmo potuto perdere Bairami, e la cosa su cui abbiamo ragionato era mantenere all'interno della squadra certe caratteristiche per poter dare la possibilità all'allenatore, siccome noi abbiamo un allenatore che non è un integralista, ma è un allenatore anche che in virtù dell'avversario può fare della strategia, quindi ha bisogno di certi giocatori e con caratteristiche diverse. Quindi abbiamo mantenuto questa fede all'interno della squadra e quindi abbiamo ritenuto opportuno portare a casa un giocatore che ha la duttilità per poter fare più ruoli. Ciao, ciao, buongiorno. Chiedo, se avete dovuto dire alcuni no per quanto riguarda il mercato in uscita, no? Per i vari gioiellini, tra virgolette, azzurri, ad esempio Vitale, perché se avete ricevuto delle richieste per alcuni giocatori, magari appunto rimandando la loro partenza a fine campionato. Sono dei giocatori sicuramente chiacchierati, è inutile nasconderlo, però ufficialmente non c'è arrivata nessuna richiesta. Quindi quella cosa di Hario Baia e Monaco non era assolutamente vero? Assolutamente no. Saluto. Ciao Franca. Allora, il discorso è questo, che allacciandomi parlando di Bairami, no? Bairami mi chiede se è stato più un affare per il Sassuolo o per voi, questa è la prima domanda. La seconda, prendendo in considerazione Bagnato, no? Che è insomma, questo giocatore qui, sarà l'alternanza con Baldanzi, che c'è come trequartista? Può fare più ruoli, come ho detto, può fare sia il trequartista che anche l'attaccante esterno. Lui, noi in quel ruolo abbiamo tre giocatori, perché non va dimenticato che abbiamo anche Piazza. Quindi oltre a Baldanzi c'è Vignato e anche Piazza. Mentre per quanto riguarda, mi avevi fatto anche la domanda su Bairami, credo che sia stato un affare per entrambi. Io credo che era il momento per prendere in considerazione questa opportunità per, appunto, per entrambi, sia per il calciatore che per il club. Ma il valore rispetto al mercato estivo è diminuito? Ma il valore dei giocatori lo decide il mercato. Il mercato ha deciso che il valore di Bairami in questo momento è quello che abbiamo ritenuto opportuno prendere. Senti Pedro, riavvolgo un po' il nastro, perché è già passato un mese dalle prime due operazioni, ovvero Caputo e Lammers, e ti chiedo questo: se vi aspettavate l'impatto così veramente forte, importante di Ciccio, non tanto magari a livello numerico di gol, ha fatto soltanto uno, ne farà tanti altri dopo, ma comunque si vede che ha trasformato il reparto offensivo e ha dato una marcia in più alla squadra a livello mentale, e se di contro la scommessa Lammers vi è rimasta un po' strozzata, perché anche il mister ci credeva molto in questo ragazzo, esternamente ha fatto vedere diverse difficoltà, e quindi mi rendo conto, me lo direi tu, sia stata una cessione anche un po' costretta, no? da performance che non erano all'altezza delle aspettative. Allora, nel momento in cui noi abbiamo perso Destro per infortunio, abbiamo ritenuto opportuno mettere all'interno della squadra un giocatore esperto. E quindi abbiamo subito pensato a Ciccio. Quindi sì, mi aspettavo questo impatto, perché conosco e conosciamo tutti Ciccio, che oltre ad essere un grande calciatore è sempre stato una persona che a questo ambiente, in questo ambiente,
ci ha sempre tenuto particolarmente, quindi sapevamo che lui potesse mettere da subito questa disponibilità, questo attaccamento alla maglia, all'ambiente, e quindi eravamo certi che la scelta fosse giusta, tant'è che noi abbiamo, e credo che questa era l'unica esigenza che la squadra aveva dopo l'infortunio purtroppo di Mattia, tant'è che abbiamo chiuso Ciccio prima dell'apertura del mercato. Per quanto riguarda Lammers, credo che ci abbiamo provato, un giocatore di, io reputo un giocatore straordinario, talentuoso, però alla fine non si è integrato con l'ambiente, quindi abbiamo deciso di fare questo scambio, che sicuramente oggi noi pensiamo di aver avuto dei vantaggi. Ti voglio chiedere invece sull'allenatore, sul mister Zanetti, perché insomma, il campionato che state facendo è sotto gli occhi di tutti, lui ha un contratto, però anche l'altro aveva un contratto, quindi ti chiedo se state già affrontando un discorso improntato al futuro con l'allenatore, se temete che possano succedere quello che è già successo, o se è ancora prematuro per fare certi discorsi, anche per affrontarli certi discorsi. No, io penso che intanto sia prematuro, perché è vero che ad oggi stiamo facendo qualcosa di importante anche al di sopra di tutte le più rosee aspettative, ma sappiamo benissimo che siamo solo all'inizio del girone di ritorno, e come tutti noi sappiamo il girone di ritorno è sempre molto più complicato, quindi dobbiamo rimanere concentrati, perché l'obiettivo lo dobbiamo ancora raggiungere, ma sono anche molto fiducioso perché vivo il quotidiano di questa realtà, ho ottimi comunque pensieri. Tornando, Pietro, al discorso che facevo prima, no? Sul fatto che la squadra molto giovane di prospettiva, con tanti italiani, Ekong, Fazzini, Baldanzi e degli Innocenti, erano i quattro ragazzi sostanzialmente che erano stati aggregati alla prima squadra quest'anno. Detto che Ekong è andato a fare l'esperienza a Perugia, gli altri tre rimangono tutti, e c'è un ragazzo di questi tre, ovvero Tuccio degli Innocenti, che è quello che ha avuto meno spazio, che comunque nonostante tutto in questo calciomercato è rimasto. Sì. Siccome io personalmente lo vedo un po' come l'erede, tra virgolette, di Ricci e di Aslani, può questo ragazzo secondo te avere spazio, maggiore spazio nel girone di ritorno? Ma Duccio è un ragazzo interessante, che si è messo sin da subito a disposizione, ha voglia di imparare, sta crescendo. Poi per quanto riguarda lo spazio lo dirà il rettangolo verde, cioè nel senso che poi alla fine noi abbiamo la fortuna di avere un allenatore che quando li percepisce pronti non ha minimamente paura nel buttarli dentro, quindi potrà succedere anche a lui.